Il 4 novembre si è svolta anche quest'anno a Caltanissetta la cerimonia in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri con il coordinamento della Prefettura. Una manifestazione che è stata accompagnata dalle note della banda musicale e a cui hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose. Una grande partecipazione anche da parte dei giovani. Infatti erano presenti alcuni studenti provenienti dalle scuole locali. In Viale Regina Margherita, proprio davanti al Monumento ai Caduti, si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera, preceduta dallo schieramento del picchetto d'onore interforze. Subito dopo è avvenuta la deposizione della corona d'alloro. È stata anche data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Roberta Pinotti. La giornata si conclude con la ammaina bandiera alle ore 18. Anche quest'anno le divise e i simboli delle forze dell'ordine, dei corpi civili e militari, delle associazioni volontaristiche e combattentistiche dell'arma rimarranno presenti sino al 6 novembre nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico. Il messaggio è dato dalla straordinaria partecipazione sia cittadina sia delle autorità sia soprattutto delle scuole, dei bambini che con entusiasmo hanno seguito la cerimonia, hanno cantato l'inno nazionale. Questo è il più bel segnale, secondo me, di unità e di omaggio al grande lavoro svolto dalle Forze Armate, come è stato detto sia dal Presidente della Repubblica, sia nel messaggio del Ministro della Difesa, sia nei confini nazionali, sia nelle missioni internazionali. Quindi non abbiamo che da essere fieri veramente di poter avere questo supporto delle forze armate anche nell'ambito dei recuperi dei migranti, un'opera veramente straordinaria che va ancora una volta celebrata anche nella memoria di chi è caduto sia nei tempi passati, nelle guerre, ma chi continua comunque nello svolgimento del proprio dovere anche a perdere la vita per i valori veramente di patria, di libertà e di democrazia. Messaggio di presenza. Le forze armate oggi come sempre ci sono in Italia e all'estero e questa ricorrenza che cade al termine di un periodo così travagliato per il nostro paese riafferma l'importanza dell'operato delle forze armate e la loro vicinanza alle nostre popolazioni che soffrono, oltre che la tutela degli interessi nazionali sia sul territorio nazionale sia all'estero.